Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno a tutti. Oggi vi anticipo che faremo un discorso serio, che però non è mio genuino, ma mi è stato in qualche modo ispirato da una riflessione che ho letto di una concittadina che io conosco bene perché fra l'altro è una amica di mia figlia Alessandra. Non faccio il nome per questione di delicatezza, ma sicuramente nelle argomentazioni si riconoscerà, perché queste riflessioni mi hanno molto convinto, anche impressionato per la loro logicità e chiarezza, e quindi, dato a Cesare quel che di Cesare, cioè stabilito che non è farina del mio sacco, devo dire, sono d'accordo nel definire la situazione generale della nostra città una sorta di polveriera. In che senso? Nel senso che ci sono parecchi sintomi, io ritengo, di disagio, e questi sintomi sono ogni giorno più rilevanti, più rimarchevoli, e io temo che siano propedeutici a una esplosione di insofferenza, di rabbia, di disagio che ci devono assolutamente preoccupare. Mi riferisco e mi ispiro a ciò che diceva questa nostra concittadina, ciò che scriveva questa nostra concittadina, mi riferisco agli episodi di violenza che si stanno registrando in maniera assolutamente frequente e allarmante. Sicuramente non vi sarà sfuggito il video delle violenze all'interno della villa comunale, con gruppi che si sono aggrediti con corpi contundenti, con ovviamente tutta la gente presente terrorizzata, i frequentatori della villa comunale, quindi prevalentemente anziani e bambini, lontani dai luoghi in cui si svolgevano queste scene di deprecabile violenza, una persona che è rimasta al suolo, non sappiamo. Non so personalmente quali provvedimenti e se siano stati adottati dei provvedimenti. Certo è che gli episodi di violenza in città stanno diventando sempre più frequenti e sempre più violenti. Raccontare la sequenza di reati predatori ai danni dei nostri commercianti e dei nostri imprenditori in zona industriale, sarebbe tempo sprecato perché li conoscete tutti. Abbiamo registrato rapine con sequestro di persona, rapine con modalità particolarmente odiose, violente ai danni di donne e bambini. Mi hanno raccontato
Ne avete sentiti sicuramente, appresi anche voi, di episodi di reati predatori sconvolgenti, interi negozi svaligiati, svuotati di tutto nottetempo, con tecniche di assoluta professionalità. Tutti questi episodi stanno facendo salire la temperatura della insoddisfazione e, come dicevo prima, della insofferenza e della rabbia, anche perché arrivano in riferimento a una amministrazione in carica che aveva turlupinato tutti quanti, garantendo che, conquistato il potere, avrebbe rimediato a questa situazione di disordine e di violenza, che non è ovviamente limitata a questo periodo, ce n'era anche in passato. In questo periodo io segnalo l'incremento sia per queste modalità particolarmente odiose che ho raccontato, sia, ripeto, perché è ovvio che se tu ti aspetti una giornata di sole, esci vestito come se la giornata dovesse essere calda e assolata e poi ti trovi sotto un acquazzone, la tua delusione è maggiore. Non puoi dire che la colpa dell'acquazzone sia dell'amministrazione, ma la delusione è maggiore. E questa è la situazione. Scusate se la parafrasi vi sembra un poco inappropriata, ma mi è venuta così spontaneamente. Episodi di violenza c'erano anche prima, pensavano qualche babbuolo elettore, pensava che un giudice riportasse l'ordine per magia. Non esiste, non è il giudice, non è nemmeno l'avvocato e non sarà nessuno. Ovviamente sono situazioni che non basta l'amministrazione a fronteggiare, però la colpa di questa amministrazione è aver illuso, preso per i fondelli tutti i cittadini, assicurando cose che poi non ha mantenuto. Non è trascurabile in questo panorama anche il fenomeno dello sversamento dei rifiuti nelle zone agricole della città. Abbiamo anche situazioni gravi da questo punto di vista. Anche qui mi piace riprendere un tema polemico che caratterizza spesso gli interventi pubblici di Rino Pezzano. Si era garantito che con la filiera istituzionale, dato che tutti avrebbero collaborato con questo faro luminoso, poi alla fine si è verificato che il faro luminoso è isolato nella sua megalomania, nella sua adorazione di se stesso, e che i rapporti con le istituzioni, con la presunta filiera istituzionale, non sono migliorati e comunque non ci hanno portato nessun vantaggio sotto nessun punto di vista. Promesse fatte non sono state mantenute e contro gli sversamenti non si fa nulla, così come non si fa nulla contro i roghi che riguardano questi sversamenti e che io in una trasmissione radiofonica nazionale ho attribuito, ho immaginato si possano attribuire agli stessi proprietari dei terreni dove avvengono gli sversamenti, come vi avevo anticipato. Non vi dico, il conduttore allarmato dice: ma avvocato, lei si prende la responsabilità? E amico, io mi prendo le responsabilità da poco prima che mettevi il primo dente, quindi è chiaro che mi assumo tutte le responsabilità, ma è un'ipotesi da non trascurare. Abbiamo ancora
nel cuore questa situazione di questo concittadino scomparso, la cui fine, la cui sorte non si riesce a chiarire. E in questo contesto, voglio citare il piano delle fosse, ormai completamente degradato, ma non voglio trascurare anche di citare i quartieri specialmente quelli periferici, quelli più popolari, perché quando è la sinistra al potere, chi soffre di più è il popolo, infatti, abbandonati totalmente sia all'incuria sia al disagio. Certo, tutti si sono rallegrati, ho visto scene di gente che è uscita al balcone con le bandiere a festeggiare la lettera scritta dal nostro sindaco, perché dovete sapere che ogni volta che succede un guaio è lui si mette e scrive una bella letterina. Al prefetto, secondo, insomma, si divaga a scrivere, e questo è il massimo dei provvedimenti che ha preso. No, il massimo, no, il massimo è stato rimuovere un tavolino a Santa Barbara. C'era un tavolino, lui l'ha rimosso e ha strongato lo spaccio degli stupefacenti. Che volete fare quando si è preda, ecco, di questa megalomania senile? Uno pensa che scrive una lettera al prefetto ha risolto il problema dei roghi, scrive una lettera ai carabinieri, al comando carabinieri ha risolto il problema dello sversamento dei rifiuti, scrive una letterina e ha risolto il commissariato di prima categoria. Sono tutte promesse che hanno fatto e che non hanno assolutamente mantenuto. Loro pensavano che si potesse amministrare così con le letterine, o con le letterine o con i post di Prezzemolina. La povera, devo dire povera perché l'ho vista molto emaciata, molto provata, rinsecchita, mi è dispiaciuto sul piano umano, la nostra Cicolella. Che Niconetti ha paragonato a Vanna Marchi, e io credo che Vanna Marchi si sia molto incazzata, o si incazzerebbe se lo sapesse. Io la vedo più come Prezzemolina, caro Nico, cioè, parla sempre, interviene sempre, qualunque cosa appartiene alla sua competenza non appartiene, si sta strabordando. Fisicamente rinsecchisce e invece amministrativamente esce dai confini, invade territorio altrui, scrive post. Prezzemolina scrive, pensa che i cittadini si debbano accontentare o della letterina o dei post. Sono come in sintonia con quella che succede a livello nazionale, sono una sinistra miope, una sinistra lontana dalla sensibilità dei cittadini, una sinistra che li ha presi per i fondelli. Io ho invidiato i politici della Liguria che hanno potuto contare su un popolo che alle scorse elezioni, recenti elezioni, è andato al di là di quelle che erano chiaramente delle strumentalità giudiziarie. Senza entrare nel merito di quelle vicende, non si sono fatti condizionare dall'azione di una parte della magistratura, una parte minima della magistratura, ma molto attiva, che state vedendo anche adesso, ha preso l'iniziativa per contrastare il governo. Il governo viene contrastato da frange della magistratura. Tutte cose già viste. Giorgia Meloni, se avesse dato un'occhiata a tutto quello che succedeva a Cerignola, è successo a Cerignola, si sarebbe portata avanti con il lavoro, perché avrebbe capito che ci sono frange della magistratura che usano il loro potere a fini politici. È già successo, sta succedendo
adesso a livello nazionale, è già successo a Cerignolo, succedeva in Liguria. E per quanto ci riguarda, siamo alla vigilia, una vigilia un po' ampia, è come il Natale, no? Il Natale, io ero abituato che dall'8 dicembre si cominciava a pensare al Natale, adesso dall'8 di agosto si comincia a pensare al Natale, si cominciano a vedere addobbi e cose. Adesso anche lo stesso dilatazione dei tempi per le regionali. Rendetevi conto, stanno cercando di prendere ciascuno posizione perché gli appetiti regionali sono assai. Parlo della sinistra, perché Tomasino si vuole candidare, e Savinuccio si vuole candidare, e Elena Gentile ha detto: dovete passare sul mio cadavere, mi candido pure io, 1.000 voti ve li tolgo e con 1.000 voti vi vado in quel posto e non vi faccio uscire. Non sappiamo la famiglia D'Alessandro che comanda insieme con Savino il PD che cosa ha deciso questa sinistra. A destra l'andamento è il contrario, perché a destra vige la filosofia di Antonio Gianatempo, che alla vigilia di ogni elezione dichiara: io non mi candido, e poi puntualmente alla fine finisce per essere candidato. Il sistema è sempre lo stesso: lui dice non mi candido, poi telefono a Fitto, mi dicono sia già stato da Fitto, e Fitto gli abbia detto: tanto non da rinde me veramente, che cazzo, fallo fnaut una volta, ti 73 anni, basta. È andato a chiedere la candidatura a Fitto, mentre a Cerignolo fa circolare la voce che lui non è interessato. Quindi io direi a quelli un po' più giovani che si vogliono candidare a destra: state attenti che vi mettono uno contro l'altro per farvi scornare e per poi aprire la strada alla candidatura di quest'altro vecchio figuro, che andrebbe, insomma, emarginato. Ma voi vedete che di emarginarsi non ha nessuna intenzione. Sta in consiglio comunale, non fa niente in consiglio comunale, ma occupa un posto in consiglio comunale. Alle regionali: non mi voglio candidare, ma è andato già a parlare con Vitto. Quindi ci sono problemi a sinistra molto difficili da risolvere, perché si scatenerà una lotta all'ultimo sangue, più facili da affrontare a destra, dove obiettivamente, sentite un vecchio osservatore delle cose cittadine, dove oggettivamente a destra c'è un solo problema: l'invadenza di Antonio Gianatempo, presente sempre, candidato sempre, sempre manovratore. Basterebbe mettere da parte questo signore, e non credo che i dirigenti del centrodestra con i dirigenti dei movimenti civici abbiano problemi a trovare uno schieramento unitario. Vi faccio questo pronostico, vi dico: basta isolare e, come dire, evitare che faccia danni a questa coalizione che immaginiamo Antonio Giannatempo. Per il resto è tutto tranquillo, si dovrebbe riuscire a creare un blocco compatto di forze alternative al bollito. Per tornare al tema iniziale, il bollito ci ha portato in questa situazione, fatti che sono successi e che producono un effetto maggiore, proprio perché la gente si aspettava chissà che cosa da sua luminosità, ci hanno condotto in questa situazione. Dobbiamo cambiare registro, e la ricetta è questa, una ricetta che coinvolge le forze politiche, non gli individui, non gli individui. Gli individui devono essere pronti.
non a fare un passo indietro alla genetem, a fare un passo indietro alla meta, cioè reale. Un passo indietro che significa mettere da parte le ambizioni personali, favorire l'unità, favorire la coesione. O che avevo, state per buono.